cittadini di Pisignano, lista numero uno, progetto comune. Prima di iniziare questa sera su questo palco manca un mio candidato, Mauro Garofalo. Un grandissimo applauso a Mauro Garofalo che oggi si è sposato, a Mauro Garofalo ed Isaura. Augurissimi, Mauro. Siamo al penultimo giorno di campagna elettorale, poco più di 24 ore, i toni accesi così come in questa campagna elettorale non li ricordo, da parte mia cercherò in qualsiasi maniera di parlare a toni bassi, senza offendere nessuno, in maniera tale che questa campagna elettorale volga al termine, tanto la gente già sa dove andare a votare e perché andare a votare, e sarà sicuramente tutta questa piazza per progetto comune lista numero uno. Iniziamo dal nostro programma. Sempre sul baratto amministrativo, che è stato più volte ripreso, questo baratto amministrativo, che è quella definizione, quella normativa che mi dà la possibilità di far pagare debiti alle persone meno abbienti, debiti per imposte locali, IMU, TARI, TASI. Io non ho mai detto su nessun comizio che andavo a recuperare per anni pregressi. Io, da quando noi andremo all'amministrazione, potremo attivare questo baratto amministrativo. Non significa pregresso, dal momento in cui, dall'11 giugno, se noi saremo amministratori, potremo applicare il baratto amministrativo, tutto lì. Se sul programma c'è scritto, non lo so, non mi ricordo, ma ammesso ci fosse scritto per anni prescritti, cioè per anni pregressi, può essere anche c'è un errore, però questo dimostra che è stato scritto di pugno, che è stato scritto da noi questo programma, e sicuramente è un errore minore di fare errori in bilancio tipo 10 milioni, ecco, questo qui credo che sia poi un errore molto molto minore. E per quanto riguarda sempre quello che l'amministrazione dice della mancata presenza assenti in Consiglio Comunale, ogni tanto vi dico qualche episodio del Consiglio Comunale, che non solo ci abbiamo risposto facendo opposizione, è che per fare opposizione per un altro poco è come se avessimo fattoci un colpo di Stato, ed ora vedete a cosa mi riferisco. Bilancio consuntivo 2015, siamo convocati regolarmente tutti in Consiglio Comunale, prima di iniziare la discussione sul bilancio consuntivo faccio rilevare che c'era un errore sostanziale e non formale, non c'era stato notificato come da norma il fatto che potevamo accedere agli atti, che ci doveva essere notificato da 20 giorni prima del Consiglio. Ma io credo che se c'è un errore nel momento in cui uno vada a dimostrare che dagli atti che c'è un inadempimento, se una maggioranza è convinta che sta nella legalità, che sta nella regola e c'ha i numeri, perché c'è la maggioranza, aveva i numeri per fare il Consiglio Comunale e per approvare questo bilancio consuntivo, io ho deciso, perché c'era questa irregolarità, di uscirmene, è saltato il Consiglio Comunale, c'erano i numeri, eppure il Consiglio Comunale è stato rinviato. Se io non ho fatto opposizione, signori miei, decidete voi, ecco. Non l'ho fatta sicuramente quando il Consiglio Comunale, dopo qualche minuto, già era finito e io sono arrivato e ho trovato che uscivano, stavano già sulle scale che scendevano ed erano passati solamente pochissimi minuti. Allora non l'ho fatto, perché sono bastati pochissimi minuti affinché il Consiglio Comunale fosse già finito. Argomento spazzatura, siccome ci è stato detto che abbiamo detto di abbassare la spazzatura, no, sinora non abbiamo detto niente come facevamo, però stasera diremo come si potrebbe fare.
La spazzatura del comune di Verno è di questi anni, di questi ultimi due anni, è aumentata di molto perché la parte variabile, diciamo, la parte indifferenziata sta crescendo a dismisura. Allora dovremmo vedere quale potrebbe essere il motivo che sta facendo crescere a dismisura questa parte indifferenziata. Ma io credo che sotto gli occhi di tutti, basta andare a San Cataldo, vedere, ci sono dei cassonetti che sono pieni, pienissimi ogni giorno, basterebbe portarli via a settembre e sicuramente tutto quel costo in più di spazzatura che si vede chiaramente che da lì si abbasserebbe. Ecco la risposta. Per quanto riguarda l'IMU, anche in Consiglio Comunale ho sempre detto che l'IMU così alta bloccava il mercato delle aree fabbricabili. Se noi saremo amministratori, e questa è una promessa e manterremo, l'IMU sulle aree fabbricabili sarà sicuramente diminuita per rivitalizzare il mercato di questo comune. Altre proposte: addizionale comunale, poveri pensionati, poche centinaia di euro al mese, l'addizionale comunale, aliquota sempre massima, tanto sono tutte aliquote massime, sono. Noi come promessa, e lo faremo, sino a un certo ammontare abbasseremo l'addizionale comunale. Non abbiamo parlato di programmi, non abbiamo parlato di progetti, ma noi abbiamo parlato ad Acaia di un marchio Acaia, siccome crediamo in questo paese, perché è l'unica città fortificata nel meridione che ha retto sia ai secoli che alle guerre. Noi il marchio Acaia come network, affinché sia conosciuto ovunque, ve lo promettiamo adesso e lo faremo, come faremo anche a Vanze, essendo una cittadina a prevalente attività agricola, un farmers market dove tutti gli agricoltori di Vanze, ce ne occuperemo noi per dare dei finanziamenti affinché si possa finanziare l'atto costitutivo, l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione della partita IVA, finanzieremo attraverso dei fondi che in comune ci sono certi capitoli per lo sviluppo economico, e noi useremo in bilancio questi incentivi per fare crescere il comune di Vernole, un comune di Vernole impoverito da una tassazione che le famiglie già in difficoltà non ce la fanno più. Le famiglie si devono prestare i soldi per le imposte comunali per poi avere un avanzo di amministrazione. Ma è inutile avere un avanzo di amministrazione e chiedere tanti soldi ai cittadini. O chiedi tanti soldi e fai servizi e quindi non hai avanzo di amministrazione, oppure è inutile chiedere tanti soldi, almeno rimangono nel giro della collettività e gira un po' l'economia, che è completamente fermata in questo comune. Ma noi riprenderemo, perché alle aziende come start-up daremo anche degli incentivi e faremo lo sportello in forma giovani, dove noi metteremo del personale esperto sia in conto capitali sia in conto esercizio. Questo qui noi lo faremo. Per quanto riguarda la cosiddetta evasione, che poi ho detto, chi non ha soldi per pagare non è evasione, non hai soldi e basta. Faremo, se possibile, la definizione agevolata in maniera tale che chi deve pagare queste imposte non deve pagare tanti soldi di interessi e sanzioni.
L'agenzia riscossione ex Equitalia l'ha fatto, non vedo perché la definizione agevolata possa farlo l'ex Equitalia e non possa farlo un comune, e che noi dobbiamo dare i soldi ancora a Novoli. Noi non daremo più soldi a una società di Novoli, perché anche in questa maniera stiamo impoverendo sempre il nostro territorio. Noi il nostro territorio lo vogliamo riprendere, noi faremo crescere questo territorio che si è fermato a 5 anni fa, si è fermato al 2013, dal 2018 questo territorio crescerà e saranno, attenzione, degli anni che nel 2020, perciò è importante sostenere, cioè, la nostra lista, perché certi fondi europei finiranno, perché come c'è, no? Obiettivo 1 o obiettivo 2 a livello europeo, nel 2020 poi non ci saranno più certi fondi comunitari, o quantomeno saranno diminuiti, saranno. Quindi dateci questa opportunità di poter intercettare questi fondi e vedrete che il nostro comune dal 2018 cambierà rotta, non sarà più in retromarcia, ma noi svilupperemo questo comune. Adesso, siccome qui ho degli ottimi candidati, che dovrete votare domenica 10 giugno, passo la parola a Mariangela Sciolti. Un applauso a Mariangela. Buonasera a tutti, io il discorso me lo sono dovuto scrivere, quindi... Sì. In queste sere si è fatto riferimento a incompetenza, poca professionalità di coloro che formano questa squadra. Beh, sotto certi aspetti può essere anche vero, anche perché alcuni di noi si affacciano per la prima volta alla vita politica, come per esempio io. Altri invece sono capitani di lungo corso, però quello che mi preme di dire è che al di là delle esperienze, della capacità professionali, della posizione e dell'incarico rivestito, tutti, e dico tutti, abbiamo diritti e doveri. Mia madre... cittadino, e quindi tutti noi indistintamente abbiamo il dovere di pagare le tasse, abbiamo anche il diritto di ricevere quanto pagato sotto forma di servizi. Se io comune ho diritto di ricevere quanto spetta per il pagamento delle tasse, devo, e dico devo, prestare e garantire servizi efficienti e tutelare il territorio, tutto il territorio. Forse questo alla professionalità ed esperienza della lista numero 2 è sfuggito per circa 4 anni e 10 mesi, ma è riaffiorato come per magia negli ultimi 2 mesi. E signori miei, lo si capisce anche dalle promesse che si vedono e si liberano nell'aria in queste serate. Ci dicono ci occuperemo della polizia, pulizia delle strade, del decoro urbano, dei cimiteri e della valorizzazione e sviluppo del territorio. E ci sono voluti 5 anni per capire in quale comune siete stati eletti? Proprio adesso che siete in un vicolo cieco, diciamo in un punto di non ritorno. Credo che ognuno di noi, sia singola persona che o gruppo di persone, sia padrone del proprio destino. Il nostro è quello di andare a rappresentare tutti voi. Il loro è scritto nel loro nome, punto e a capo. E basta, lo aggiungo io. La
valorizzazione e tutela del territorio deve essere continua e duratura, solo così puoi garantire la crescita del nostro comune. La cura delle nostre realtà deve essere costante, solo così puoi essere apprezzato e soddisfare chi si fida di te. Io cercherò e mi impegnerò per riafforare alcune realtà del mio paese. La villa, ad esempio, dovrà essere un luogo di ritrovo, non un fantasma, con 4 giostrine di cui lo scivolo che farebbe invidia ai migliori circhi, dove il primo gradino si trova a 1,5 metri dal pavimento. E ci sono anche delle buche dove si rischia veramente di farsi male. Un luogo di ritrovo anche per non sentirsi dire dal nostro caro sindaco De Carlo: signora, questa è della villa di Pisignano, se vuoi gli stai, te li porti a Vernole. Il cimitero sarà costantemente monitorato e curato, come garantita la manutenzione e la pulizia delle strade. Il nostro territorio è ricco di realtà che vanno valorizzate: il castello di Acaia, il palazzo baronale, la lizza dei briganti, il menhir Mater Domini, le cesine, le varie masserie. Abbiamo un potenziale turistico non indifferente da sfruttare per garantire crescita e futuro dei nostri giovani. Vi lascio con un riferimento meteorologico che il mio professore di geografia faceva spesso. Gli eventi sono ciclici, cioè si ripetono dopo un certo numero di anni. Per favore, va bene per le piogge? Scusate. Neve, grandine, e va bene, ma un terremoto chiamato punto e a capo un'altra volta, per favore no. Un'altra cosa vorrei dire ai signori della lista numero 2, di continuare, potete anche continuare ad offenderci, tanto noi abbiamo le spalle forti. Ricordate che ciò che si semina si raccoglie, e per ora avete seminato solo fango, per non dire altro. Buona serata. Bravo Mariangela! Bravo Mariangela! Questi sono i miei candidati. Ed adesso Andrea Antonucci. Scusate, Andrea, un secondo solamente. Mariangela, il discorso l'ha scritto, l'ha pensato con la testa e col cuore tutto lei, non come fanno loro che scrivono i discorsi per i loro candidati anche, perché usano sempre il noi. Attenzione, leggete bene o ascoltate bene quello che i loro candidati leggono sul discorso. Mariangela, l'ha studiato lei con la testa e col cuore, per voi. Buonasera Pisignano. Voglio continuare a parlarvi di territorio, di crescita. Voglio continuare a parlarvi di sviluppo, tralasciando però le numerose offese ed insulti che in questi giorni di campagna elettorale siamo stati costretti a sopportare. Consentitemi però, così come ho fatto ieri sera, di spendere qualche parola per il nostro candidato sindaco, Franco. Perché sulla piazza di Vernole, e non solo, ho ascoltato interventi dei nostri avversari che poco hanno a che fare con il rispetto e l'educazione. Franco è il nostro candidato sindaco ed è l'espressione delle nostre idee e dei nostri programmi. Ed è un atteggiamento infantile quello di attaccare un uomo, un professionista serio, dal punto di vista strettamente personale e professionale.
Sono convinto, e di questo lo siamo tutti, che questo atteggiamento sia sintomo di mancanza di contenuti e di programmi. E voglio poi ritornare a parlare di eolico, perché non, purtroppo per mancanza di tempo sulle piazze non ho avuto modo di rispondere al sindaco. Il sindaco sulla piazza di Vernole ha detto che a lui questo eolico piace. Nel 2015 invece, durante un incontro con i ragazzi della scuola elementare, e lo trovate tutti su YouTube, tanto internet più o meno ce l'abbiamo tutti, lui diceva che l'eolico che deturpa, l'eolico che distrugge, non va bene. Quindi affermava esattamente il contrario. Noi di Progetto Comune, caro sindaco, non abbiamo mai detto che l'eolico, le energie alternative a noi non piacciono. Noi abbiamo detto che questo eolico a noi non piace. Perché qualcuno che oggi millanta di essere ambientalista o difensore del territorio dovrebbe sapere, e forse non lo sa, che gli olivi espiantati per l'eolico industriale e lasciati seccare sono gli stessi olivi e hanno lo stesso valore che sono stati espiantati e continuano ad espiantare per TAP. Bravo! Qualcuno non sa, bravo, qualcuno non bravo, sa che il territorio bravo, distrutto con una profonda cicatrice quale l'eolico industriale è lo stesso territorio da tutelare e da difendere come quello di TAP. Dunque per TAP si cavalca l'onda mediatica, all'eolico industriale noi invece gli apriamo le porte, gli facciamo fare i lavori senza controllo né sorveglianza. Ed a proposito di TAP, se non sbaglio ieri sera il sindaco ha detto che nessuno della nostra lista ha mai preso un impegno, ha mai operato contro TAP o comunque sulla questione TAP. Beh, io dico che nel 2011, mentre questi quattro bravi ragazzi erano impegnati in altre, erano affaccendati in altre faccende, Andrea Antonucci, insieme alla Prologo di Pisignano, all'associazione Save Salento, all'associazione Italia Nostra, proponeva a tutti i cittadini del comune di Vernole degli incontri in cui si parlava di progetti, perché all'epoca erano solo progetti, riguardanti TAP ed eolico. E loro non c'erano. Le associazioni, mi riferisco a tutte quelle associazioni che ho nominato prima, in generale tutte le associazioni, quelle vere, devono funzionare per la tutela, la salvaguardia e la promozione del territorio. Le associazioni, lo ribadisco, quelle vere, non devono anzi essere dei contenitori culturali e non dei contenitori elettorali. L'altra sera le associazioni devono essere tutelate e difese e non devono essere strumentalizzate al fine di ottenere la gestione di immobili comunali. L'altra sera vi ho parlato dell'affidamento dello yacht che è stato dato al padre dell'assessore all'associazionismo. Bravo. Ma potrei continuare a parlarvi del frantoio ipogeo di Vernole, del cantiere delle arti Goinè, della casa del turista e di tanto altro che in questi anni è stato a servizio esclusivo di pochi e non a servizio della collettività. Attraverso anche una gestione poco lungimirante rispetto a quelle che sono, a quelli che sono i canoni di uno sviluppo del territorio che passa anche e soprattutto dalle sue strutture. Strutture che devono diventare contenitori per attività culturali, per attività didattiche, di aggregazione. E se penso a strutture comunali, penso alla ex scuola elementare di Pisignano, che questa amministrazione ha pensato bene di alienare, ovvero di mettere in vendita, al posto di riconvertirla magari in
attraverso un progetto culturale o ancora attraverso la riconversione in alloggi popolari, per esempio, per i più bisognosi, per chi è meno fortunato di noi. E quindi ha pensato bene di metterla in vendita, e non ci riuscirà perché il 10 giugno vinceremo noi. E poi ancora, amici di Pisignano, voglio parlarvi del giardino dell'ex scuola elementare. Un gruppo di genitori lo ha tirato a nuovo attraverso la realizzazione di un bellissimo parco giochi a servizio di tutti i nostri bambini. E non permetto a nessuno di strumentalizzare il volontario lavoro di mamme e papà che nulla hanno a che fare con la politica. Se quel parco oggi funziona è solo merito loro, non dell'amministrazione comunale. Poi però salgono su questi palchi e ci vengono a parlare di impegno, di amministrazione trasparente, ci vengono a parlare di cultura loro. Ed a proposito di cultura, non ho sentito parlare del Festival del Cinema Francese, per esempio. Ma come? Non lo volete dire ai cittadini, sempre per quell'onestà e per quella trasparenza che voi tanto decantate, che il Festival del Cinema Francese non si svolgerà più sul nostro territorio? Non volete dire ai cittadini che il Festival del Cinema Francese non si svolgerà più ad Acaia, perché col vostro fare spocchioso ed arrogante avete chiesto di portarlo sulla piazza di Vernole? E invece, no, quest'anno l'avevano richiesto tutto, ed invece gli organizzatori, e cari amici avversari, gli organizzatori non siete voi, perché l'anno scorso dicevate questo, gli amministratori avevano scelto Acaia, e quest'anno il Festival del Cinema Francese si farà a Lecce, sempre per la vostra lungimiranza. Continuate a dire la verità, così come voi dite. E la verità è che avete partecipato ad un progetto che si chiama Community Library, indetto dalla Regione Puglia per ottenere un finanziamento per la realizzazione di una biblioteca comunale innovativa. E vi è stato bocciato. Comuni attigui al nostro, come Calimera, hanno presentato progetti e gli sono stati finanziati con importi impressionanti di quasi 2 milioni di euro. Questa è la differenza. Noi, amici di Pisignano, vogliamo parlare di marketing territoriale. Vogliamo che il nostro territorio diventi di un polo di attrazione turistica, che possa dare respiro alla nostra economia e che possa garantire posti di lavoro, crescita e soprattutto occupazione per i nostri giovani. In questi giorni di campagna elettorale mi avete dimostrato tanto affetto e tanta stima, ma ho ascoltato anche i vostri problemi, le vostre dimostranze, ed è inaccettabile nel 2018 vedere abitazioni che non hanno l'acqua potabile, la fognatura nera, non hanno i servizi essenziali nonostante i proprietari abbiano pagato regolarmente gli oneri di urbanizzazione. Vergognatevi. Ed è vergognoso sapere che mentre a noi cittadini ci obbligano ad attaccarci alla fognatura nera pubblica, la scuola media di Strudà, nonostante le numerose sollecitazioni dei rappresentanti, ma anche di cittadini, non è ancora attaccata alla fognatura nera. Ed è una struttura pubblica. L'amministrazione dovrebbe dare l'esempio. In effetti, in questi 5 anni siamo stati completamente abbandonati. Basta vedere il decoro urbano. Non sono stati in grado, in 5 anni, di completare il basolato, quello lì, a fianco alla chiesa. Non sono stati in grado di garantire la ordinaria manutenzione delle strade e degli spazi pubblici.
E se penso agli spazi pubblici, penso anche alla villa di Pisignano, che ha nominato Mariangela, dove i bambini erano costretti, anzi erano felici loro, di giocare a nascondino in mezzo all'erba alta. E se penso all'abbandono, penso alla regionale 8, un progetto di interesse regionale, è vero, che però intacca il nostro comune e per il quale questa amministrazione non ha mai cercato una soluzione, una definitiva soluzione ad un tratto di territorio ridotto a cantiere da più di 5 anni. E parlano di impegno, di onestà, e poi non ci vengono a dire che i 110.000 euro stanziati dalla Regione Puglia per la pulizia delle spiagge, della spiaggia attigua alle Cesine, erano disponibili già dal 2015, ed invece loro hanno pensato bene, a ridosso di una campagna elettorale, qualche giorno fa, di utilizzarli. Progetto Comune, carissimi concittadini, è un gruppo di amici, prima di tutto, un gruppo di onesti lavoratori che hanno deciso di mettersi a disposizione dei cittadini, per tutti i cittadini, un gruppo di uomini e donne che hanno dato vita ad un progetto politico-amministrativo serio, un progetto politico-amministrativo che sarà vicino alla Vernole che produce, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti, ai giovani ed anche ai disoccupati, un progetto politico che vuole far rinascere Vernole e le sue frazioni assieme alle sue ricchezze, alle sue aziende e a tutti coloro che operano su questo territorio quotidianamente. Una lista di persone libere, onesti e trasparenti. Le stesse persone che il 10 giugno andranno al governo di questo fantastico territorio con la lista numero 1, Progetto Comune, e Franco Leo sindaco. Grazie a tutti. Il 10 giugno, Progetto Comune, lista numero 1, ricordatevi. Ora fra i miei grandi candidati, e che io chiamo capitani di lungo corso, un saluto perché ormai siamo a fine campagna elettorale, ci vedremo comunque domani sera e dopo questo comizio tutti a Vernole, casomai ci dimentichiamo, un saluto da parte di Pantaleo Mangè, un applauso a Pantaleo. Cittadini di Pisignano, buonasera a tutti. Mi scuso per la voce perché l'ho persa, perché vado a parlare sempre in questi giorni un pochino con i comizi, ma ne faccio uno per ogni casa. Perché come mai questa volta, quindi non ho mai girato, ma questa volta sì. Perché vedendo quindi questo indegni amministratori del comune di Vernole, perché sono inadeguati, possono fare tutto, ma mai non gli amministratori, perché hanno dimostrato la loro, diciamo, inadeguatezza per essere amministratori, perché l'amministratore si fa per passione, per missione se volete, come la faccio io, come l'ho fatto sempre per missione, ma non solo amministratore, ma anche la mia professione, e tutti mi conoscete, quindi non ho dato mai, scusate, a una persona no, sempre pronto, sempre disponibile, e quindi si ritorna dall'11 la disponibilità di tutto questo bel gruppo, questa bella squadra, a disposizione di tutti quanti voi. E quindi con diversi cittadini che mi sono incontrato in questi giorni e mi hanno raccontato tante cose che per me, diciamo, ero all'oscuro, non potevo mai immaginare che c'era tanta rabbia, ma non è solamente rabbia, sono indignati i cittadini per questi amministratori che sono inadeguati, possono fare qualsiasi altra cosa, ma non gli amministratori. È chiaro, quindi per questo io vi dico solamente una cosa e chiudo subito perché lascio spazio un pochino a tutti quanti, quindi che il giorno 11, giorno 10 e giorno 11 chiaramente festeggeremo la vittoria, quindi giorno 10, lista numero 1, votate questi splendidi candidati con Franco Leo sindaco, vi voglio bene a tutti e voglio ricordare una persona, quindi che è stato amministratore su questo territorio con me, perché per me era come un fratello ed è un fratello e si è impegnato in quegli 5 anni per quello che è stato possibile con tutti i finanziamenti che ci siamo impegnati a prendere, in modo particolare uno degli ultimi, il centro Alzheimer, che loro è stato finito da 3 anni e ancora non sono riusciti a fare
la gara per poterlo diciamo mettere in servizio di tutti quanti, e c'è tanta gente che ne ha bisogno, perché quello è un centro quindi di tutto il territorio nostro, quindi, ma non solo, ma anche quindi dell'ambito di Martano, tutte quante quindi a disposizione loro. Grazie a tutti e saluto chiaramente Nicola Ingrosso, la persona onesta e corretta come tutti quanti i candidati che stanno su questa lista. Grazie a tutti, votate e fate votare lista numero uno, grazie. A proposito di Nicola Ingrosso, una precisazione: Palazzo Conti Romano, finanziamento, i finanziamenti come detto un'altra sera, c'è prima il bando, poi si fa la domanda attraverso un business plan dove c'è la parte degli investimenti, la parte economica, la parte finanziaria, dopo viene ammesso il finanziamento e dopo viene erogato. Il merito è dell'amministrazione alla quale è stato ammesso il finanziamento. Questo finanziamento del Palazzo Conti Romano, la determina è di marzo 2013. Marzo 2013 a me non sembra che c'era l'amministrazione attuale. Amministrazione attuale, cioè che devo dire al mio avversario, viene a parlare a Strudà, io sono stato assente, ma dire che hai fatto lavori in via Orsini del Balzo significa insomma che sei rimasto un po' a Lecce ancora. Dai! Dai, non ci credo! Non ci credo! No, non ci credo! Probabilmente stai già riprendendo la strada, si capisce, ecco. Quindi hai fatto molto bene. Hai ripreso la strada per Lecce, hai ripreso, perché il 10 giugno voterà la gente con una differenza, e ti sto dicendo adesso, alta di molti voti, vincerà la lista Progetto Comune, lista numero uno. Grazie a tutti quanti, siete splendidi. Tutti a Vernole vi ringraziamo di cuore, grazie. E un saluto ve lo devo proprio dare, dai. Anche un minuto ve lo devo dare. Più che un saluto è un appello. Un appello. Faccio fede alla vostra intelligenza, ma in questo momento faccio fede più alla vostra sofferenza, perché voi avete sofferto per 5 anni. Ricordatevi di punire questi turisti per caso. Ricordatevi come vi hanno trattato. Vernole saprà fare la sua parte, ma voi dovete essere voi delle frazioni in tantissimi, dovete portare la rivoluzione, perché Pisignano senza rappresentanza, Strudà senza rappresentanza, Acaia, Base, Acquarica, e allora questo dovete capire quando dovete andare a votare. Per la prima volta nella storia di questo paese stiamo ritornando agli anni 60 e noi vogliamo andare avanti. Forza, forza, dateci sotto, forza, avanti nella vittoria. Ciao.